Voglio pescare il mio primo pesce serra spinning, ma come faccio? Scommetto che moltissimi di voi, anche guardando i miei video, avranno comprato tutta l'attrezzatura, saranno andati a pesca un centinaio di volte, ma non pescando nulla. In realtà la pesca non è così facile come si vede nei video, nelle foto, perché dietro c'è comunque moltissimo lavoro e soprattutto una grande conoscenza del posto. Ma con questo video voglio farvi capire come approccio io quando mi trasferisco, quando vado in un posto nuovo, per cercare di pescare un pesce. All'inizio non è mai facile e non lo è per nessuno. Come sapete, mi sono trasferito da poco in Sardegna, qui non conosco alcun tipo di posto. Non posso andare soltanto alla cieca e per prima cosa voglio andare a trovare qualche negoziante, perché è proprio nei negozi di pesca che posso avere le informazioni più importanti che possono aiutarmi a trovare i miei spot dove posso riuscire a catturare qualche spigolo o qualche serra. E questa volta sono andato a un negozio ben fornito, Matti per la Pesca, dove Fabrizio, il proprietario, mi ha spiegato un po' di trucchettini, qualche posticino e mi ha fatto vedere anche l'esca che può funzionare in questi posti. E proprio grazie alle informazioni di Fabrizio che sono venuto qui. Come vedete, oggi le condizioni sono quelle giuste, infatti c'è vento da nord, e il vento è uno dei fattori più importanti che io guardo sempre per capire come si pesca, ma soprattutto andiamo a esplorare insieme questo spot. Venite! Come vedete, questo era un bacino per riempire le saline, credo che ormai non sia più in uso. Qui dentro c'è l'acqua molto bassa ed è piena di pesci. Ci sono un sacco di cefali, ho visto qualche salpa. Se guarda a sinistra c'è un'altra cosa molto importante. Guardate quanti gabbiani ci stanno. I gabbiani non sono stupidi, loro mangiano e vivono perché c'è il pesce o perché ci sono dei predatori che predano. Se ci sono loro, vuol dire che qualcosa si sta muovendo e questo è un altro indizio molto importante. Come vedete qui c'è questa posidonia ormai morta da tanto tanto tempo che ha creato praticamente questa spiaggia. L'avete anche vista magari in un altro video che ho fatto alle spigole. E questa posidonia, questa pianta ormai in decomposizione, che però diciamo è secca, quindi è vecchia, non ha più questi nutrienti che possono avere in altre condizioni, quando non c'è il vento da nord va a sporcare completamente l'acqua. Ed ecco perché col vento da nord qui si pesca, magari con altre condizioni non si pesca. Ovviamente questa è una condizione per questo posto, ma ogni posto ha la sua condizione importante. Infatti un'app che io uso moltissimo per capire le condizioni giuste è Windy, o una di queste app per vedere il vento, perché in base a dove vivo capisco subito, a seconda del vento come gira, dove devo andare a pescare. Prima di cominciare a pescare io vi consiglio di farvi una bella passeggiata, come ce la stiamo facendo adesso, e guardare con gli occhi, vedere un attimino com'è il fondale, soprattutto nelle giornate di mare calmo e molto chiaro. Vedete se ci sono degli scogli, vedete se si muove il pesce e soprattutto poi sapete dove andare a lanciare le esche senza perderle ad ogni lancio. Come vedete qui in questo bacino ormai si è creata una fauna, una flora praticamente a sé. Qui dentro ci potrebbero essere i serra, però non penso che entrino a tutte le ore. Secondo me hanno dei momenti nella giornata o delle condizioni particolari nelle quali entrano. Vale la pena farci qualche lancio? Secondo me no, qui l'acqua è talmente bassa che se entrasse un serra si vedrebbe subito che i cefali impazziscono, perché qui i serra entrerebbero solamente per cacciare i cefali, perché per loro l'acqua è troppo bassa, troppo calda e sicuramente non amano starci se non per cacciare. Ora, qui fuori sicuramente le condizioni sono migliori, ma non andiamo a cercare nell'acqua bassa. Vedete infatti che lì c'è una sorta di diga. In quella diga lì sotto scorre praticamente un canale che collega questo bacino al mare. E questa è una cosa molto importante, vuol dire che il pesce esce ed entra da questo bacino. Se io fossi un predatore, girerei lì fuori, lì intorno, aspettando i cefali che entrano ed escono. Anche i cefali hanno i loro orari e i predatori seguono questi orari. Beh, ma quali sono questi orari? Beh, ovviamente ogni posto è veramente a sé stante. Quando vivevo nel Lazio, nella zona di Nettuno, con i serra ci potevo mettere l'orologio. Erano le 6, 6 e mezza di pomeriggio, durante questo periodo, parliamo di settembre-ottobre. In altre zone, come magari queste, può funzionare meglio l'alba o il tramonto. Sta a noi scoprirlo. Bisogna fare delle prove. Oggi proveremo al tramonto, ma probabilmente non prenderemo nulla. E allora bisogna tornare all'alba. Vedete, ci sono un sacco di movimenti nell'acqua, guardate. Questi sono tutti cefali di ottime dimensioni che stanno nuotando tranquilli. Dovete capire, e dovete essere in grado voi di capire,
se un salto è un salto di paura o un salto di un pesce normale che sta mangiando e non è spaventato. Questi sono pesci che non sono spaventati, stanno qui, nuotano tranquilli. Quando il pesce è inseguito comincia a schizzare da tutte le parti e spesso dietro vediamo i movimenti dell'acqua fatti dal predatore. Non è detto che lo vediamo. Vi consiglio un paio di occhiali polarizzati se non li avete, perché fa veramente la differenza e riuscirete a guardare cose che magari non avendoli non riuscireste a vedere. Ora, un sacco di chiacchiere, però vi assicuro che guardare quello che ci gira intorno, quello che c'è, è una delle cose più importanti nella pesca, perché stiamo studiando il territorio, stiamo costruendo la nostra strategia. Ora, un altro piccolo trucchettino: non andate mai in giro senza l'esca sulla canna, perché sapete quante volte mi è capitato di vedere i serra o le lecce che cacciavano, io dove ancora tutto nella cassettina? Un'eschina voglio sempre aver pronta, perché non si sa mai nella pesca. Poi ricordate un'altra cosa: quando i cefali sono raggruppati da una parte nell'acqua bassa, è molto probabile che fuori ci sia qualche predatore che sta cacciando e loro hanno trovato riparo magari in zone dove i predatori non riescono ad andare con facilità. Sfatiamo un altro mistero: questo è il canale che collega, diciamo, il mare aperto, dove l'acqua è profonda anche 5-6 metri, con, diciamo, questo piccolo bacino artificiale dove l'acqua invece è alta 50 centimetri. Ho visto che molti pescano proprio all'ingresso di questi canali, delle foci, delle cose. Ragazzi, è come se al ristorante ci servissero da mangiare alla porta sulla porta d'ingresso, ok? In realtà il pesce qui passa. Molto raramente ho visto il pesce mangiare esattamente alla porta d'ingresso, se non in determinate condizioni, soprattutto quando parliamo di canali. Il pesce mangia fuori oppure mangia dentro, ok? Quindi insistere troppo qui, magari un paio di lanci vanno bene, ma insistere troppo può essere controproducente. Ora andiamo a cercarci uno spot. Diciamo che da mangiare qua non manca, e questa è una cosa molto importante. Quante volte andate in uno spot dove invece non c'è proprio nulla, si vede che non ci sono pesci, e lì ragazzi, i predatori come fanno a starci se non c'è neanche roba da mangiare? Qui invece roba da mangiare ce n'è, e ce n'è pure tanta, anche se può essere controproducente, perché un'esca artificiale in mezzo a tutto questo ben di Dio non è molto semplice che la mangino. Allora, questa scogliera esterna, diciamo, è abbastanza lunga, però non è che andiamo a pescare in tutti i posti, qui è molto difficile muoversi, bisogna scegliere un posto, secondo me, intelligente di passaggio. Questi possono essere due posti, uno si trova lì, però secondo me qui è più un passaggio per il pesce che entra, e un altro posto è quest'angolo, vedete? La scogliera fa quest'angolo qui. Quando vado a pesca subacquea, molto spesso anche io mi apposto prima di un angolo, prima di uno scoglio, per fare i miei agguati, i miei aspetti. E anche il pesce ragiona allo stesso modo. Insomma, quando trovate degli angoli, degli spigoli, delle difformità rispetto a una continuità, è sempre un posto buono per provare. E infatti ora ci andiamo a mettere proprio lì. Allora, ho scelto il posto, mi raccomando, scegliete lo scoglietto che vi consentirà di recuperare il pesce senza troppa fatica. Io mi sono portato un guadino, mi raccomando, è fondamentale. A volte io ho scelto il posto sbagliato, ho preso il mostro e l'ho perso perché non sono stato in grado fisicamente di tirarlo via. Ricordate che a volte non è che avete 6 ore per combatterlo e spostarvi, a volte una spigolona grande che magari è subito stanca e non combatte, ve la trovate lì a galla in 3 secondi, e purtroppo mi è successo. Guardate il bello scoglio piatto, posso pescare tranquillo, in serenità, e sicuramente stando più vicino all'acqua posso muovere le esche molto meglio fino all'ultimo secondo. Ed immagino che qui, sotto questi scoglietti, i serra vanno a cacciare i cefali, perché li spingono dentro, loro sono costretti a rifugiarsi qui, e vedete che probabilmente potranno attaccare proprio all'ultimo secondo. L'acqua è torbida, non è proprio chiara, ed è molto meglio questo, sarà un po' più facile ingannare il pesce. Oltre al nido della Jotsui, che l'ho provato, si muove davvero davvero molto bene, non possono mancare sicuramente un long jerk. Se volete il Momotti colore GBA, ed è uno che funziona molto bene, vedete qui è tutto graffiato, rovinato, sicuramente mi porto un artificiale. Questi sono quelli della Caperna, guardate, costano pure una cavolata, simile a un cefaletto di quelli che abbiamo visto lì dentro, ce n'è anche uno più piccolino. Dopodiché un top water generico medio, Savage Gear, questo costa anche poco, non vi dovete stressare tanto, un jig, e poi vi farò vedere che il jig è un'esca davvero micidiale, con l'ancoretta mi raccomando, il famoso laccio, ve l'avevo fatto vedere negli altri video, perché non si sa mai, non si sa mai. E poi un silicone, occhio che quando i serra non mangiano niente, l'esca siliconica la mangiano, ve la distruggeranno, però almeno avremo portato il serra a casa. Come cominciamo a pescare?
All'inizio voglio pescare in top water perché voglio vedere se i serra seguono, se c'è movimento, che succede là dietro. Movimento tranquillo, lento, non vado a spaventare il pesce. Anche perché non servirebbe correre come i pazzi. Vedete, lo muovo come se fosse un walking the dog. Questo è un altro piccolo segreto. Perché poche esche? Perché in realtà un'esca vale per 3-4 esche a seconda del movimento. Ora, questo walking the dog io lo sto muovendo, scusate, questo nido lo sto muovendo come un walking the dog e si muove bene, molto lentamente, proprio perché voglio vedere se qualcosa lo segue. Ma al momento non lo sta seguendo assolutamente nulla. Fino all'ultimo, guardate, può mangiarvi anche qui. Oppure lo posso muovere come un'esca completamente diversa, facendo un recupero molto più veloce, molto meno lavorato, anche più semplice, se così vogliamo dire, no? Quindi, per non spendere troppi soldi, vedete che un'esca può valere 3-4 esche, lo stesso vale per le altre. Ora mi sono fatto questi due lanci, ne faccio qualcun altro e poi mi fermo. Lascio riposare l'acqua, guardo, perché se andiamo a bombardare gli rompiamo le scatole al pesce. Il pesce non mangerà più, si abituerà a quell'esca, poi lo possiamo pure buttare. Ogni esca può avere, come abbiamo visto, diversi recuperi. Qual è il recupero giusto? Secondo me il recupero giusto è quello che vi viene meglio. E piano piano poi da quel recupero riuscite voi stessi a capire se il pesce vi segue, se il pesce è interessato, se va più lento, se va più veloce, ma per farlo dovete guardare in continuazione. Ecco perché occhiali polarizzati, ecco perché pochi lanci, perché se ne fate un miliardo poi a un certo punto non sarete più attenti. E vi posso assicurare che muovere l'isca in maniera perfetta dall'inizio alla fine fa veramente una grandissima differenza. Ora aspettiamo un attimo, non ho visto grande movimento, probabilmente non è l'ora corretta. Dobbiamo un attimo stare tranquilli. Ci riprovo con la stessa esca, poi se vedo che qualcosa si sta muovendo, comincio a cambiare. Ma in linea generale, se comincio con un'esca, voglio finire con quella. Perché, soprattutto all'inizio, voglio imparare bene a capire se può funzionare. Se me l'hanno consigliata, probabilmente funzionerà quest'esca. È inutile che ne cambio 500, non capisco cosa sto facendo. E poi, quando ho preso il pesce, l'ho preso quasi per fortuna. Non so magari se è grazie all'esca che ho cambiato o grazie alle condizioni. Per ora utilizziamo questa esca qui. Eccolo, vai. L'hai visto? Qualcosa si muove. Ci ha seguito il nido alla galla, aspettiamo 2 secondi. Ora non tiro esattamente nello stesso posto, tiro un po' più spostato. Vediamo se mangia. Recupero sempre uguale. Eccolo di nuovo. Cazzarola! Arriva sotto, incredibile! Arriva sotto lì, poi mi vede probabilmente. E quindi dobbiamo cambiare qualcosa. Mi metto un po' più indietro. Metto qui, dove magari non mi vede. Vedete, guardate che la pesca è bastarda, Però mi stanno vedendo e quindi mi metto qui e probabilmente qui non mi vedono. Neanche voi mi vedete dalla telecamera. Niente, il serra ha seguito solamente 2 volte e poi è scomparso nel nulla. Mica stronzo. Oh, questi serra sono difficilissimi, però cioè, secondo me il bello della pesca è proprio questo. Riuscire a fregarlo. Guardate là, cefalone che salta. Quello è un cefalo, 2 tiri ha seguito, però avete visto che ora non segue più, perché lo stiamo spaventando? È inutile insistere, o ci fermiamo o proviamo con un'esca magari a fondo che lo stimola. Ora voglio provare con di nuovo un artificiale un pochino più che sembra un cefalo, come questo qui, già l'ho messo prima, però riproviamo perché probabilmente può fare la differenza. Voglio pescare da qui perché i serra mi hanno visto 2 volte. E vedendomi 2 volte non hanno mangiato. È importante pure che non vi mettiate magliette fluorescenti, gialle, bianche, perché purtroppo vi vedono i pesci, Non è che vi vedono e vi sentono bene. Ma anche con quest'esca il risultato non cambia e dopo un paio di tiri decido di fermarmi di nuovo. Che emozione! Oggi mi sono emozionato anche io perché mi sono limitato a utilizzare poche esche e comunque anche se era la prima volta in questo posto che non conoscevo,
Comunque due bellissimi inseguimenti li abbiamo avuti. Però vedete che anche in un posto che non conosciamo, se raccogliamo le informazioni giuste e sappiamo osservare, possiamo comunque trovare il pesce. Questo pesce è molto difficile, ci tornerò probabilmente in altri momenti. Ma voi ora cosa dovete fare? Vi siete trovati in questa situazione? Due belli inseguimenti, sicuramente ci siamo segnati l'ora. 7:15 è stata l'ora in cui hanno seguito, dalle 7 alle 7:15. Ora io vado a vedere questa informazione in base anche alla marea, anche se il serra è più un pesce che va ad orario. Marea e luna, probabilmente frequentando questo posto all'alba, spostandomi magari verso la punta, pescando con la pioggia o il cielo nuvoloso, con un vento differente, potrei trovare il momento dove tutti questi serra si attivano e allora cacciano con molta più cattiveria. Come vedete abbiamo utilizzato pochissime esche, anzi ne ho utilizzate giusto un paio, proprio perché volevo capire se i serra c'erano. In realtà non sappiamo poi se con i minnow vanno seguito, ma che non abbiamo i raggi X, però ovviamente un'esca top water ci dà un'emozione che tutte le altre esche non ci dà, ci dà quella voglia di continuare a pescare. Ora io in questo posto tornerò in altri momenti e piano piano costruiremo insieme questa storia per capire poi qual era il momento migliore. Però l'importante è che voi nel vostro cervello, ve lo scrivete, vi annotate questa informazione importante. Ha seguito con quest'esca a quest'ora in queste condizioni. Probabilmente domani, fra una settimana, cambia la luna, c'è cioè un altro quarto e probabilmente i serra non mangeranno per non ci sarà nulla, oppure mangeranno tantissimo. Ma questo soltanto voi lo potete scoprire solo in quel posto, frequentando il posto in orari diversi e in momenti diversi. Spero di avervi aiutato, non fossilizzatevi troppo sulle esche, l'importante è che capiate quando i pesci sono attivi. Poi le esche verranno mano a mano in base anche alla situazione. Oggi io probabilmente avrei utilizzato un idolo un po' più lungo oppure un top water leggermente diverso, ma non mi sarei discostato tanto da quello che ho fatto. Noi comunque ci vediamo al prossimo video, se avete dubbi scrivetelo pure nei commenti, cercherò di aiutarvi. Ci vediamo alla prossima!